Buongiorno. Buongiorno a tutti e benvenuti all'evento di presentazione di Milano Hub, il centro di innovazione pensato e realizzato dalla Banca d'Italia per l'evoluzione digitale del mercato finanziario. Do innanzitutto il benvenuto al governatore, grazie a Alessandra Perrazzelli, ai nostri ospiti che sono collegati da Milano ma anche da Napoli, Roberta Cocco, assessore alla trasformazione digitale e servizi civici, al professor Nicolais, professore alla scuola politecnica dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II, a Pietro Sella, il fondatore del Fintech District a Milano e al nostro direttore della Banca d'Italia, sempre a Milano, Giuseppe Sopranzetti. Buongiorno a tutti. Do anche il benvenuto a tutti i colleghi che sono connessi e ai giornalisti che in sala stampa hanno mostrato particolarmente interesse per questa iniziativa. Governatore, le cedo volentieri la parola. Bene, grazie a tutti, benvenuti a tutti, gli ospiti presenti, presenti virtuali. Credo che sia importante cercare anche di spiegare un momento perché noi prendiamo questa iniziativa, da dove si viene e che cosa si cerca di ottenere. Il Milano Hub è un fintech hub, stiamo parlando un po' troppo in inglese, forse è un centro, è un'infrastruttura, è un luogo fisico, un luogo virtuale, nel quale esercitare un confronto, un collegamento tra l'industria finanziaria in questo caso, ma l'industria tecnologica, l'industria dell'innovazione e la Banca d'Italia come autorità di controllo sicuramente, ma anche per le responsabilità che essa ha in aree molto ben definite, l'area della stabilità finanziaria e l'area della stabilità monetaria. Noi abbiamo un problema di fondo in questo paese. Già pre-Covid avevamo un paese che non riusciva a crescere, non riusciva a crescere da decenni, in un mondo invece che cambiava molto, un mondo di grandi cambiamenti sul fronte dell'apertura dei mercati, ma non solo dei mercati, dei capitali e fino al Covid anche di grande mobilità delle persone. Un mondo di grande trasformazione tecnologica, scientifica ma soprattutto tecnologica, un mondo in cui vi erano però anche mutamenti straordinari sul fronte del clima, sul fronte della demografia. Ora, questa lentezza nella nostra capacità di adeguarci al cambiamento crea gravi problemi anche per gli obiettivi specifici di una banca centrale. La Banca Centrale che è anche autorità di controllo. Questi riguardano, come dicevo, la stabilità finanziaria, si pensi al rischio di credito, all'accumularsi di crediti deteriorati, ai problemi di diversi intermediari che abbiamo osservato, spesso acuiti da comportamenti scorretti, ma anche questi sono comportamenti probabilmente più gravi per le condizioni economiche così insufficienti e forse anche da quelle condizioni economiche in qualche modo probabilmente determinate, con effetti sull'economia reale gravi ovviamente. E inoltre per quel che riguarda l'instabilità monetaria, anche l'instabilità monetaria viene a essere resa più grave in condizioni di mancata crescita, di difficoltà ad adeguarsi al cambiamento. E lì ci sono rischi che sono altrettanto severi dei rischi di inflazione, i rischi di deflazione, i rischi di una combinazione di incapacità di crescita in condizioni di debiti pubblici e privati elevati e di rischi di caduta dei prezzi, chiaramente si manifestano in un momento in cui non si riesce a crescere. Ora, nell'esaminare le cause di questi fenomeni, di queste difficoltà, che in ultima istanza vogliono dire non lavoro, vogliono dire emarginazione, povertà, quindi difficoltà di sostenibilità sociale ed economica,
certamente a lungo soffermati negli anni passati sui ritardi e sulle insufficienze nel capitale umano, sui difetti di conoscenza, anche ma non solo in ambito finanziario, sui ritardi nell'innovazione tecnologica, sia dal lato della produzione sia dal lato dell'utilizzo. E questi ritardi sono gravi a diversi livelli, a livello di famiglia, a livello di imprese, all'intermediazione finanziaria. Ora ne abbiamo parlato nella relazione della Banca d'Italia dell'anno scorso, nelle considerazioni finali, abbiamo un po' commentato i risultati che ci vedono così indietro in ambito europeo, negli indici di digitalizzazione, ma anche nell'intermediazione, nel tipo di crescita, di sviluppo che l'innovazione tecnologica ha avuto nel settore finanziario. Siamo in crescita sicuramente in alcune aree, per esempio nell'uso dell'internet, nell'home banking, ma in quello anche siamo distanti dalla media europea e siamo molto lontani nei servizi più innovativi, laddove invece altri paesi chiaramente hanno effettuato investimenti molto forti nel settore privato in primo luogo. Ovviamente c'è un problema di infrastrutture, c'è un problema quindi ampio di connettività, ma c'è anche un problema di competenze, di capacità di utilizzare le tecnologie. Di questo abbiamo parlato anche quest'anno, in corso di questo terribile fenomeno nel quale siamo tutti coinvolti, che è Covid-19. Ma contemporaneamente abbiamo anche fatto degli studi per andare a vedere come questi ritardi si possono colmare. E c'erano molti che nella discussione di questi lavori osservavano anche all'internazionale che proprio la nostra condizione di ritardo iniziale avrebbe reso molto più difficile la chiusura del gap che abbiamo sicuramente con altri paesi, ma anche la difficoltà che abbiamo sul territorio. Ora, alcune statistiche però sono interessanti. Per esempio, abbiamo visto che in questi mesi è molto aumentato il telelavoro. Beh, le imprese manifatturiere di servizi con oltre 20 addetti, quindi anche imprese piccole, che utilizzavano il telelavoro, che non può essere ovviamente diffuso al 100%, ma è uno strumento importante per l'attività di impresa, beh, queste imprese erano meno del 30% nel 2019, superano l'80%, 82% in questi mesi. Quindi è possibile, ed è possibile anche immaginare che i cambiamenti possono essere molto rapidi. Per essere rapidi però bisogna mettere in atto le condizioni perché questo avvenga. Come dicevano i governatori del passato, sta in noi riuscire a chiudere questi ritardi. E l'obiettivo del Lab è di lavorare insieme all'industria, insieme all'Accademia, insieme alle istituzioni, altre rispetto alla Banca d'Italia, per facilitare questa chiusura dei ritardi nel settore finanziario, ma anche per stimolare la diffusione e la crescita dell'innovazione tecnologica, non come innovazione fine a se stessa, ma come innovazione utile per agevolare lo sviluppo della nostra economia. Parlo di sviluppo proprio per distanziarmi dall'uso normale che facciamo della parola crescita. Qui si tratta veramente di mettere insieme tanti elementi e gli elementi non sono soltanto quelli della crescita materiale economica, è un mondo complesso, è un mondo in cui chiaramente viviamo in tecnologie diverse, ma dobbiamo saperle utilizzare al meglio per crescere anche nelle componenti non puramente materiali. Ora è un tema sul quale non può non concentrarsi il buon uso dei fondi
del Next Generation EU, di cui si sta parlando adesso con tanta forza, sottolineano le difficoltà, i ritardi anche nel disegnare programmi importanti, ma è una sfida straordinaria, è una sfida che dobbiamo cogliere e in qualche modo nel limitato settore finanziario nel quale operiamo, con questo progetto di cui parlerà adesso Alessandra Perazzelli, che è un progetto di facilitazione, di lavoro insieme all'industria, in qualche modo speriamo di contribuire a andare in questa direzione. Ora, l'industria finanziaria, come ho detto, è anch'essa indietro, ma si può contare su importanti eccellenze e su anche risultati in specifici settori molto importanti. L'esempio unico che voglio fare è quello dei pagamenti, ma per il motivo semplice che di questo abbiamo cominciato a trattare in Banca d'Italia oltre 30 anni fa. Il libro bianco dei pagamenti uscì nel 1986, fu uno sforzo innovativo anche a livello europeo. È il decennale questo della scomparsa di Tommaso Padoschioppa e credo che sia importante ricordare il merito che lui ha avuto in quest'ambito, un merito che poi ha portato a sviluppare in Banca d'Italia nuove tecnologie. Se voi pensate a molte delle imprese pubblico-private che si sono andate sviluppando, partono anche da lì. È recente questa fusione fra Nexi e SIA. SIA nasce da queste intuizioni ed è ormai una impresa di software tecnologico per i pagamenti straordinariamente importante. Nexi produce delle infrastrutture incredibili. Abbiamo un'area, un settore nel quale si può mettere insieme sia lo sviluppo del settore privato, sia anche i risultati conseguiti a livello di banca centrale. Noi abbiamo nel tempo contribuito a mettere su le infrastrutture di pagamento all'ingrosso, cross border, all'interno dell'area dell'euro. Ovviamente gestiamo quella all'interno del nostro paese, Bicomp, ma con Target 2 e poi con Target 2 Securities. Abbiamo mostrato che anche in Italia c'è una grande capacità di operare, riconosciuta a livello internazionale, in questi settori già di innovazione tecnologica avanzata, sia sul piano del software che su quello delle comunicazioni che su quello dell'hardware. E stiamo andando in questa direzione. Di recente sono intervenuto per presentare in un convegno Bundesbank nell'ambito della presidenza tedesca dell'Unione Europea l'infrastruttura che la Banca d'Italia ha sviluppato per l'eurosistema e che gestisce normalmente. Questa infrastruttura si chiama TIPS, è un'infrastruttura molto originale anche nel disegno, vi è molto interesse a livello internazionale da parte di altre banche centrali, può facilitare miglioramenti anche nei pagamenti non solo all'interno dell'area dell'euro, ma anche tra paesi con valute differenti. E con l'innovazione tecnologica viene l'innovazione finanziaria, con l'innovazione finanziaria cercheremo di accompagnare anche sviluppi e risultati positivi sul fronte dell'educazione finanziaria e su quello dell'inclusione finanziaria, temi che sono al centro anche delle discussioni che avremo, dei risultati che cercheremo di mettere in atto nella presidenza italiana del G20 che avrà luogo l'anno prossimo. E con questo chiudo, do la parola a Alessandra Perazzelli per entrare proprio all'interno di questo progetto e di questa iniziativa. Ringrazio ancora tutti i partecipanti. Grazie Governatore. E Alessandra, tu hai avuto per prima l'intuizione di questo progetto, lo hai costruito in un certo senso pezzo per pezzo e ti invito a raccontarcelo.
Ma sono veramente molto contenta oggi di poter fare questa presentazione e comincio partendo dalle parole del governatore. Questo è un progetto che nasce all'interno della Banca d'Italia e che ha le sue radici nell'attività che la Banca d'Italia ha avuto nel corso di questi anni, che è stata un'attività non soltanto di supervisione naturalmente degli operatori, ma anche di studio, di profonda conoscenza tecnologica e che ha portato, come diceva il governatore, alla nascita anche all'interno della nostra banca di un sistema come quello di TIPS, che oggi avrà molte applicazioni e che darà, io credo, una ossatura molto importante a quelle che saranno le soluzioni di sistemi di pagamento all'interno dell'eurosistema. Perché un hub? Perché a Milano. Innanzitutto la parola hub è una parola molto usata. Che cosa vuol dire? Vuol dire un posto dove si va insieme, dove si crea insieme, dove si fanno insieme delle cose. Quindi lo scopo principale è proprio quello di portare a contatto l'industria, la ricerca, l'università e gli operatori. Lo sviluppo dell'industria bancaria e dei servizi finanziari ci fa vedere come ormai la possibilità di avere accesso a piattaforme e la possibilità di fare la combinazione, quello che si chiama il bando di servizi, tocca ormai anche questa industria. E quindi ci aspettiamo nel corso di questi prossimi anni una concorrenza maggiore nel settore, una capacità di resistenza nei confronti di big tech che hanno oggi in tanti paesi già delle licenze bancarie, si posa proprio sulla consapevolezza da parte del sistema bancario e finanziario di capire la digitalizzazione, di farla propria e di avere la forza di cambiare. L'Hub vuole portare insieme, attraverso delle forme molto pratiche di sperimentazione, di progettazione comune, varie soluzioni che possano essere di ausilio sia appunto alla nascita di nuova impresa che alla trasformazione di quella esistente. Il processo che noi guardiamo col nostro occhio di supervisore di consolidamento all'interno dell'industria bancaria fa nascere delle nuove entità che hanno probabilmente anche la forza economica di investire più in tecnologia. E questo è un passo importante che può dare spinta anche alla crescita di nuova industria, al nascere di nuova industria. Il nostro ruolo è un ruolo di facilitatore, è un ruolo di aiuto nelle scelte che devono essere compiute affinché vi siano dei progetti di successo. È anche importante il processo che noi già compiamo con le imprese, che è quello autorizzativo. Vorrei qui menzionare il ruolo che ha avuto in questi anni il canale fintech all'interno della banca. Il canale fintech è stato il posto dove gli operatori si sono avvicinati alla banca e hanno dato inizio al processo autorizzativo che poi si è compiuto in alcuni casi con la nascita di nuovi operatori. Ecco, questo è molto importante. Noi oggi abbiamo, diciamo, un assetto regolatorio, normativo, pensato per un mondo analogico. Quindi il passo importante è quello di aiutare anche lo sviluppo di regole, di norme che favoriscano in sicurezza invece la nascita di un'industria digitale. Quindi questo sarà il ruolo dell'hub, del posto dove si viene insieme e sarà anche interessante fare questo esperimento a Milano. Milano è il centro finanziario del nostro paese, ma anche il luogo dove arrivano da tutta l'Italia e anche dal mondo. Quindi è un posto dove si viene insieme anche da altre parti dell'Italia e oggi avremo anche la testimonianza del professor Nicolais che si collega da Napoli con noi. Grazie, grazie Alessandra. E come ricordava il governatore, come tu stessa dicevi, la formula importante è riuscire a lavorare insieme. E in questo lavorare insieme c'è senz'altro anche una complessità, il percorso verso un progresso nell'innovazione comporta anche un abbracciare un'idea di ecosistema e quindi vorrei invitare
Pietro Sella, che come fondatore di Fintech District ha sviluppato molte riflessioni su questo approccio. Buongiorno a tutti. Sono davvero onorato di poter portare questa testimonianza all'avvio del Lab Fintech di Banca d'Italia, 3 anni dalla nascita del Fintech District. Devo dire che è un'iniziativa istituzionale estremamente rilevante, perché testimonia la partecipazione di Banca d'Italia all'ecosistema di innovazione fintech del paese, basata a Milano, in un modo nuovo, moderno, aperto, cioè il fare insieme la progettazione e sperimentazione comuni appena citati dall'avvocato Perazzelli. E non è solo un grande salto di qualità nella direzione giusta, ma a mio parere è un vero e proprio moltiplicatore nella direzione dello sviluppo del fintech, che è la parola con cui descriviamo l'innovazione del sistema bancario, che ha un impatto sull'economia e la società in generale. E la spiego sinteticamente. Un ecosistema di innovazione si distingue dall'innovazione tradizionale proprio per questa interazione, cioè è un ambiente aperto dove spontaneamente gli attori contribuiscono al progresso grazie alla contaminazione, all'apprendimento continuo, alla sperimentazione. Nasce da nuove imprese, dalla ricerca, ma anche dai singoli errori e fallimenti che però sono minimizzati. Permette di fatto un uso efficiente e efficace delle risorse, nonché il controllo dei rischi. E gli attori, le imprese, gli imprenditori, i capitali, l'accademia, le istituzioni, ciascuno partecipa in un ruolo diverso e questa interazione permette di soddisfare meglio le esigenze del mercato. È un meccanismo che chiamiamo Open Innovation, che è proprio questa modalità di innovare aperta, affermatasi con l'avvento della digitalizzazione, che è resa possibile dagli ecosistemi. Questo contributo, tra l'altro, lo chiamiamo competizione perché dal successo delle iniziative deriva dal successo dell'ambiente. Ecco, è evidente ormai che i paesi, raccordandomi alle parole del governatore, nei paesi in cui gli ecosistemi innovazione sono ben sviluppati e funzionano, guadagnano competitività rispetto ad altri che invece hanno un minor sviluppo economico e sociale laddove questo mancano. Questo è conseguenza diretta della digitalizzazione, quarta rivoluzione industriale o rivoluzione digitale, ma la somma di informatica, reti e intelligenza artificiale ha reso esponenziale lo sviluppo dell'innovazione, ha abbattuto le barriere all'ingresso, ha ridotto i cicli di vita e ha reso fattori competitivi fondamentali il talento che bisogna saper attrarre e le informazioni. Ecco, gli ecosistemi di innovazione, l'open innovation, sono proprio la modalità, direi l'unica modalità, con cui si rende gestibile e sostenibile sia la velocità sia il costo di questa innovazione esponenziale e di fatto si attrae e massimizza il contributo del talento, creando e generando le informazioni e l'apprendimento che poi fanno fare la differenza. Questo è quello che ha ispirato la nascita della comunità fintech, che oggi conta nel paese più di 300 operatori ed ha un impatto estremamente positivo applicato al fintech. Perché? Perché ovviamente questo cambiamento impatta tutto ciò che è digitalizzabile e il mestiere finanziario lo è altamente, perché è la contropartita monetaria e economica di ogni attività produttiva e sociale. E quindi c'è un grandissimo bisogno di questa innovazione. L'innovazione va a vantaggio dei cittadini, delle imprese, dell'economia, perché porta tempi più rapidi, costi più bassi, migliori soluzioni a bisogni storici e nuove soluzioni a bisogni nuovi. Maggiore inclusione finanziaria. Per essere pratici, lo sviluppo passa attraverso la sharing economy, la data economy, il tech, la industry 4.0, che ha bisogno di queste soluzioni e ha bisogno di soluzioni anche locali, calate ad esempio per servire i distretti italiani, non necessariamente concepite in Svezia o in Silicon Valley. E per l'industria anche estremamente importante, l'industria che non innovi o non sappia innovare è destinata o a perdere rilevanza o a vedersi sopravanzata. E di fatto solo l'open innovation consente all'industria di seguire questo trend esponenziale e quindi l'ecosistema fintech di fatto permette la solidità, la stabilità, può sembrare nel breve periodo in contrapposizione, ma di fatto è la strada per rimanere competitivi nel partecipare. Quindi perché la fintech è estremamente positivo? La dottoressa Perazzelli ha spiegato in modo molto chiaro ed efficace come questo avviene. Ma voglio sottolineare come la partecipazione di Banca d'Italia, in questo modo ben delineato e straordinariamente nuovo, è un tassello fondamentale perché innalza la qualità dell'open innovation
testimonia un passo importante del paese, quindi ha una rilevanza anche internazionale, ma soprattutto consente agli innovatori quel dialogo che è stato messo nel disegno. È un apprendimento reciproco continuo, non può che contribuire alla riduzione dei rischi, quindi migliorare il ruolo istituzionale dell'autorità, ma anche la buona riuscita dei progetti di innovazione. Quindi è una spinta all'innovazione, alla collaborazione, al dialogo, alla semplificazione, allo sviluppo della conoscenza congiunta, al contenimento dei rischi. Insomma, a me pare assolutamente un'ottima notizia e spero di aver spiegato perché. Grazie, grazie Pietro Sella. E ora mi rivolgo a Roberta Cocco, che come assessora a trasformazione digitale è davvero al centro di questo progresso impetuoso. Ecco, come la città di Milano accoglie questo progetto, se posso? Grazie, e grazie davvero da parte mia per questo invito. Io sono felicissima di essere qua con voi questa mattina per questo lancio così importante. Vi porto i saluti del sindaco Giuseppe Sala e dell'amministrazione comunale. Per noi questo è un momento importante perché il lavoro che abbiamo fatto in questa consigliatura sin dall'inizio di mandato è stato proprio quello di lavorare per la città con un grande piano di trasformazione digitale che potesse aiutare a superare la difficoltà del paese che presenta e presentava un enorme digital gap. Nelle parole del governatore Visco si è compreso molto bene quanto il ritardo dell'innovazione tecnologica abbia influito sul ritardo della crescita del paese. E riferendomi anche a quanto diceva la dottoressa Perrazzelli, c'è bisogno di fare sistema, c'è bisogno di lavorare insieme. C'è sempre stato bisogno, ma credo che in questo momento in particolare diventi fondamentale mettere tutte le forze unite proprio per affrontare la crisi di questo momento, ma cercare davvero di superarla il più velocemente possibile. Lavorare al piano di trasformazione digitale della città per noi ha significato lavorare affinché il digitale e l'innovazione fossero strumenti e non il fine, fossero degli abilitatori per generare dei servizi per i cittadini. E io credo che un hub come questo sia un esempio eccellente di qualcosa che vuole diventare un servizio e vuole raccogliere tutte le forze e le competenze e il valore dei singoli elementi, un po' tutti gli stakeholder della città. A Milano sappiamo bene quanto è importante lavorare pubblico-privato, pubblico-pubblico e quindi lavorare ciascuno con il proprio ruolo, le proprie competenze, con dei confini ben precisi, ma lavorare insieme. Milano ha fatto un po' il suo emblema nella partnership pubblico-privato e devo dire che anche nel momento di maggiore bisogno nei mesi scorsi, quando il sindaco Sala ha lanciato il fondo di mutuo soccorso, veramente in pochissimo tempo sono stati raccolti oltre 14 milioni di euro che stanno andando in tantissimi progetti in aiuto, visto il momento terribile che siamo purtroppo chiamati ad affrontare. Questo significa che quando si lanciano dei progetti e anche il fondo di mutuo soccorso, i fondi sono stati tutti raccolti digitalmente, quindi mettendo a disposizione un'infrastruttura che permetteva a singoli privati o ad organizzazioni di offrire il proprio contributo. Quando si offrono, anche si chiede aiuto e si offre un'infrastruttura tecnologica semplice a cui tutti possano accedere, i cittadini rispondono molto bene a Milano, ma io credo che questo davvero possa diventare un metodo di lavoro per tutta Italia. Milano ha accolto negli ultimi anni moltissime aziende innovative, sia nazionali che internazionali, e abbiamo creato veramente le condizioni
per far sviluppare i vari quartieri generali, le varie organizzazioni, proprio perché abbiamo dato prova di avere un respiro internazionale, di avere una grande attenzione per il supporto al tessuto economico che c'è e che sempre più deve svilupparsi, economico e produttivo, e anche per la capacità di attrarre i nostri giovani. Prima della pandemia, immaginate, in questi mesi i numeri sono un po' falsati, prima della pandemia era già il 20% del totale degli studenti presenti a Milano che venivano dall'estero. Questo è un numero importantissimo, un numero che deve assolutamente riprendere e farci ben sperare per il futuro. Quindi per noi la tecnologia, l'innovazione tecnologica deve essere sempre a supporto delle persone, dei nostri cittadini e delle organizzazioni. Il capitale umano, che è stato più volte citato, deve essere il driver che ci permette di indirizzare la tecnologia nel modo giusto, nel modo corretto. I progetti che abbiamo sviluppato come Comune di Milano vanno in questa direzione. E io davvero metto a disposizione il mio assessorato e, se posso permettermi, l'amministrazione comunale per un progetto come questo, che davvero rappresenta un esempio, un modello che speriamo sia anche copiato da molti altri. Grazie davvero per l'invito. Grazie, grazie davvero a lei. E ora mi rivolgo a Giuseppe Sopranzetti. La nostra sede di Milano è sempre stata un avamposto verso il territorio, in qualche modo un avamposto, un esempio anche per il paese, per tutta la nostra rete territoriale. Ecco, visto dall'interno, ora lo sarà ancora di più con questo Milano Hub nella sede. Raccontaci tu, Giuseppe, dall'interno come la vedi. Grazie Paola, buongiorno a tutti. Beh, indubbiamente per chi come me da 10 anni ormai quasi direttore della sede Milano della Banca d'Italia, e tra l'altro però è alla vigilia del pensionamento, questa inaugurazione riveste un'importanza veramente, veramente notevole, perché innanzitutto dimostra proprio l'impegno non solo per lo sviluppo della digitalizzazione applicato appunto alla finanza, ma l'impegno che ha ricordato il governatore in apertura, che la Banca d'Italia pone su due fattori principali, l'innovazione e la conoscenza, come motori per quello sviluppo economico di cui il paese ha assolutamente bisogno. Visto da Milano, indubbiamente poi questo gratifica una città, ma questa scelta strategico-organizzativa, a mio giudizio, è ampiamente motivata e particolarmente tempestiva. Perché è motivata? Lo è stato detto, l'ha detto l'assessore Coco, è stato riconosciuto anche dal governatore, da Alessandra Perazzelli. Perché? Perché appunto in questi anni difficili, già venivamo dalla crisi del 2008, Milano ha dimostrato di sapere essere da stimolo e da riuscire a traghettare il paese in quella ripresa economica di cui avevamo assolutamente bisogno. Però vorrei dire che scegliere Milano è stata anche una scelta in questo momento anche tempestiva, perché cade in un momento in cui la città, risolta la prima crisi, quella del 2008, era sprofondata in una crisi da pandemia che è vero ha colpito tutto il mondo, però bisogna ricordare che a Milano ha colpito in Lombardia con molto più violenza, manifestandosi fin dall'inizio e con dati che sono veramente dati purtroppo molto negativi. Allora questo FinTech Milano Hub, oltre ad avere l'importanza di porre al centro dell'innovazione dell'azione della banca, è un investimento sul futuro che può dare un contributo anche per cercare di lasciarsi alle spalle quell'inevitabile e doloroso effetto alone che sicuramente i contagi e tutto ciò che ne è conseguito ci ha lasciato, e proiettarci in avanti, guardando però con fiducia il futuro, non sulla generica speranza, ma sui punti di forza della regione. Sono stati ricordati i punti di forza della regione, li abbiamo messi in evidenza in questi anni nelle nostre relazioni regionali. Milano ha tanti punti di forza che partono appunto dai talenti che possiamo attiriamo da tutta Italia, ma non solo, anche diceva l'assessore Coco, a livello mondiale gli Atenei Lombardi sono un punto d'eccellenza primario, e il ruolo dell'industria manifatturiera anche in specializzazione a contenuto tecnologico elevato. L'apertura verso l'estero caratterizza questa regione sia dal punto di vista delle esportazioni sia dal punto di vista dell'attirare investimenti dall'estero. Il settore finanziario è il settore più importante del paese, ma in concorrenza con i più importanti centri internazionali. Chiudo su questo aspetto
Poi la produttività totale del fattore. Abbiamo più volte studiato nell'ambito del nostro nucleo di ricerca economica come la Lombardia e Milano in particolare sia terreno fertile per le start-up innovative. Allora, chiudendo, tutti questi elementi, questi punti di forza della regione e di Milano in particolare che ho ricordato sono quegli attori che potranno trovare nell'ambito delle rispettive responsabilità e unitamente alle altre istituzioni del territorio un terreno fertile per lavorare nell'ambito dell'Hub, per cercare di elaborare progetti innovativi ed accrescere la consapevolezza e la forza tecnologica appunto di un nostro paese. E mi sembra che anche negli interventi, fin da quello del governatore e tutti gli altri interventi, sia uscito fuori un po' quello che è lo slogan che potrebbe avere Milano Hub, questo di unire le forze, o meglio ancora è stato detto sia da Alessandro Parazzelli che dal governatore, lavorare insieme per l'innovazione che poi è foriera, è fondamentale per lo sviluppo economico-sociale. Questo in fondo è il metodo che ha fatto sì che la Lombardia in questi anni superasse brillantemente la crisi del 2008, raggiungendo già a fine 2019 appunto il PIL pre-crisi e dimostrando con l'unione delle forze che ha realizzato Expo 2015 come unendo le forze si riesce a crescere e a svilupparsi dal punto di vista economico. Quindi buon lavoro e in bocca al lupo a chi sovraintenderà il progetto e a tutti coloro che faranno parte della squadra, squadra molto ampia perché di questa unione delle forze abbiamo assolutamente bisogno. Grazie, grazie Giuseppe. Professor Nicolais, chiude lei con questa sua esperienza che unisce l'investimento nell'accademia con l'investimento nella ricerca e che propone un approccio che poi è lo stesso del nostro Hub in un certo senso. Ed è anche vero che questo rappresenta un'opportunità per il territorio ma per tutto il paese. Professore? Sì, sicuramente grazie moltissimo per l'invito e grazie veramente moltissimo alla Banca d'Italia, in particolare il governatore Visco e la professoressa Parrazzelli per aver avuto questa intuizione molto importante. Io devo dire che le banche in generale, ma il mondo bancario, diciamo, ha sempre anticipato le innovazioni tecnologiche. Se noi immaginiamo che oggi possiamo usare una carta di credito contemporaneamente in Italia, ma anche nell'Urundi o in altro qualunque altro posto del mondo, è perché già la banca all'epoca aveva capito che l'interoperabilità dei sistemi informatici era un elemento centrale dell'innovazione. Quindi io sono molto felice oggi di partecipare a questo evento che apre un Milano Hub inteso anche come un hub nazionale, un hub in cui tutti noi possiamo in qualche modo ottenere, diciamo, partecipare e ottenere quindi anche una importante interazione con gli altri. Sicuramente è una cosa che per il paese è importante. Questo paese è un paese in cui la conoscenza è molto elevata. Noi siamo tra i primi al mondo nella produzione di conoscenza scientifica. Se guardiamo gli ultimi anni delle produzioni scientifiche, della produzione scientifica sia nel settore digitale che nel settore deep tech, vediamo che l'Italia insieme con il Canada e con il Regno Unito è sempre ai primi posti per la produzione del numero delle prodotti scientifici, anche per la produzione di numero di iniziative scientifiche di alto livello, della qualità, dell'impact factor e via di seguito. Purtroppo però non abbiamo ancora ben imparato come utilizzare questa nostra produzione scientifica. Se noi guardiamo l'ultimo European Research Council, vediamo che l'Italia si arriva giusto dopo la Germania con 53 progetti approvati e 53 progetti dell'European Research Council rappresentano una qualità e una capacità di inventiva dei nostri ricercatori non indifferente. Purtroppo di questi 53 soltanto 20 restano in Italia, gli altri scelgono di andare fuori dall'Italia. Questo perché ci sono scarsi finanziamenti, perché è difficile in Italia fare una carriera accademica e anche scientifica in generale, molto semplicemente. Tutto questo ovviamente sono argomenti che bisognerebbe superarli.
Per quanto poi riguarda l'innovazione, noi oggi abbiamo parlato principalmente di innovazione, l'innovazione per l'Europa quest'anno è diventato centrale. Questo quadro comunitario di sostegno vede non più soltanto l'European Research Center, ma vede l'European Innovation Center, perché anche a livello europeo ci siamo resi conto che ricerca e innovazione non sono la stessa cosa. Ricerca è chiaramente ha l'obiettivo di spostare la frontiera della conoscenza, di trovare nuove, avere nuove idee, spostare la conoscenza in generale. L'innovazione invece ha l'obiettivo di valorizzare questa ricerca sviluppata e di portarla sul mercato. Oggi il mercato, non, la competitività del mercato non è possibile più immaginarla attraverso un abbassamento dei costi del lavoro, ma attraverso una smaterializzazione dei prodotti, cioè un arricchimento di conoscenze nei prodotti che vanno sul mercato. E quindi conoscenza, innovazione e ovviamente mercato sono delle cose che camminano assieme. Io sicuramente, se noi immaginiamo la digital innovation e la paragoniamo alla deep tech innovation, o come ormai la chiamano anche a livello europeo, una game changing innovation, una innovazione che cambia i giochi e che quindi in qualche modo richiede delle capacità anche da parte dei finanziatori di avere una chiara visione di che cosa può succedere attraverso queste innovazioni, e pertanto non è più semplicemente un business plan che può far decidere a un finanziatore, a un'impresa, di avviare una iniziativa in cui si parla principalmente di game changing. Io ritengo che abbiamo sempre più oggi la necessità di affiancare la ricerca accademica. Ricerca e innovazione sono due cose che vanno insieme, però dobbiamo renderci conto che dal momento in cui il ricercatore ha sviluppato un'idea, al momento in cui questa idea diventa un prodotto da utilizzare in un mercato, passa un periodo molto lungo e complesso, perché mentre la digital innovation richiede pochi investimenti e richiede anche poco tempo per passare dal momento di concepimento di un'idea nuova al momento di realizzazione di un'app innovativa, le deep tech innovation o le science based innovation richiedono tempi molto più lunghi. Ma oggi nell'impresa abbiamo bisogno di entrambe, abbiamo bisogno di un'innovazione che ci permette di farci ovviamente utilizzare le tecnologie della quarta rivoluzione industriale, perché senza la capacità digitale noi non siamo in grado di poter andare avanti. Abbiamo anche la necessità che le deep tech innovation diventino un elemento essenziale della nostra economia. Per far questo la strada è lunga, dobbiamo lavorare ancora molto insieme, insieme con i finanziatori, insieme con i ricercatori, perché bisogna cominciare non solo a investire su dati certi, come ovviamente le SIGR in Italia fanno molto bene, ma bisogna anche sapere investire su idee che hanno degli alti livelli di alti potenziali che possono veramente cambiare anche il mercato. Dobbiamo creare l'esigenza di nuovi prodotti, e questo viene attraverso soltanto quella innovazione che chiamiamo game changing innovation. Io sono molto contento di essere qui oggi, ma principalmente perché vedo un paese che si muove, che rinasce, che finalmente pone al centro l'innovazione. Un'innovazione che non è semplicemente il colore del prodotto, ma un'innovazione che cambia il prodotto, che in qualche modo permette a tutti di lavorare insieme. Quello che avete detto tutti prima, che dobbiamo capire che in qualunque settore non esiste più il singolo, esiste la comunità. Non abbiamo più la possibilità di avere il singolo scienziato anche per un prodotto scientifico, ma abbiamo bisogno di competenze diverse che sappiano parlare insieme, non generalisti ma esperti che parlino con esperti. E questo è il mondo che sta cambiando, che sta intorno a noi creando tante difficoltà ma tante opportunità che tutti noi speriamo di cogliere nel prossimo futuro, specialmente seguendo quello che la politica, che la Banca d'Italia sta portando avanti in questo periodo e che finalmente ci fa vedere una luce nel prossimo futuro. Grazie.
Grazie professore, la ringraziamo moltissimo e mentre la sala stampa si prepara a giocare il proprio ruolo, io vorrei invitare Alessandra Perrazzelli a lasciare i tre messaggi principali che vorremmo in qualche modo comunicare ora, a questo punto della nostra presentazione. Ma sono tre, I partecipanti mi ispirano tantissimo, innanzitutto diversità. Qui ci sono diverse competenze che hanno rappresentato la necessità di lavorare insieme. Quindi diversità, cooperazione. Non esiste più un progetto che possa essere portato a termine in solitudine, ma esistono le reti e la possibilità di fare rete. E il terzo è inclusione, perché lo sviluppo tecnologico non deve lasciare indietro nessuno. Grazie. Paola, buongiorno, sono Gerardo Graziola. Ciao Gerardo. In questa nuova iniziativa arriva dopo quella del sandbox della Banca d'Italia, no? Che avevate fatto. Ecco, ho sentito dire che però non era stato un esperimento riuscitissimo. Non ho capito perché la Banca d'Italia, mi hanno detto che in alcuni casi ha molto frenato, come dire, appunto, queste esercitazioni in questo sandbox da parte di start-up e imprese innovative. Mi spiega bene cosa è successo? Ma allora, dobbiamo fare un po' la differenza tra quello che è il sandbox, che è un esperimento che è legato anche a una... diciamo a una norma e a quello che è stata una scelta che è stata fatta anche appunto dal governo, a quello che è stato il nostro canale fintech. Quindi non so se lei sta mischiando le cose. Allora, sicuramente il nostro canale fintech è stato il primo avvio di un dialogo con gli operatori basato su presupposti diversi, quindi non tanto quelli della vigilanza ma quanto quelli della collaborazione nella comprensione di come accelerare i processi autorizzativi e di come anche avvicinarsi alle norme con un intento di eventualmente comprenderle, anche cambiarle. Il concetto di sandbox è un concetto molto ampio, in qualche modo noi possiamo dire che anche questo hub è un sandbox, è un luogo in cui si sperimenta appunto insieme. Il concetto di sandbox presuppone un momento di non applicazione delle norme, ma non è quello che noi faremo, perché piuttosto sarà quello di un accompagnamento alla comprensione della norma e a come farla evolvere. Vorrei anche dire che il sandbox in sé non è stato un concetto vincente, sicuramente in Europa, ma direi anche fuori dall'Europa. Quindi in realtà queste sono tutte quante delle realtà che lavorano insieme e che nell'hub trovano forse una maggiore potenza, proprio perché nell'hub si andranno a gestire insieme con diverse realtà dei progetti specifici e dei progetti che passeranno da prima al vaglio di una task force di esperti interni alla Banca d'Italia, che quindi daranno anche una valutazione di questi progetti, cioè di ciò che poi entrerà dentro al lab, entrerà già in qualche modo verificato nelle sue capacità poi esponenziali di sviluppo e di crescita. Questo è un dato molto, molto importante. Grazie Alessandra. Ci sono altre domande da parte dei giornalisti? Vedo Massaro che muove una mano, ma non ho capito se è virtuale o se è solo per aggiustare la telecamera. No, in realtà, guarda, volevo proprio fare, cercavo di arrivare dall'iPad sulla manina, quindi te la faccio la domanda. Vai Fabrizio, grazie. Buongiorno a tutti. No, volevo chiedere, lì c'è la dottoressa Perrazzelli, ma c'è anche il governatore, mi sembra così, se vuol rispondere anche lui, perché parlava, lui prima accennava a TIPS. Allora, che mi sembra un sistema molto, molto, molto interessante, perché appunto velocizza in maniera istantanea i pagamenti in tutta la zona dell'euro. Allora, volevo chiedere quando materialmente questo sistema potrà affermarsi, perché credo che sia già attivo, ma ancora deve trovare una sua base, diciamo, di mercato, e quanto le fintech basate in Italia, l'ingegnere Sella diciamo ne ha sotto di sé parecchie, possono contribuire a diffondere TIPS, o se al contrario invece TIPS è un concorrente di queste fintech
che si basano su altri sistemi di connessione di pagamento. Grazie. È un centro ed è diverso da un sandbox, perché sostanzialmente non c'è un progetto per volta che viene sviluppato là dentro e così via. Quello che speriamo di fare è di diffondere anche un modo di interagire. È vero che saranno selezionati questi progetti, eccetera, ma io mi immagino un posto dove si va, si discute, si presentano anche iniziative che non sono progetti completi, che poi possono essere adottati a ampio livello, si possono discutere tra esperti, ma anche per stimolare un interesse a qualcosa che è ancora molto indietro. Quindi veramente è una specie di iniziativa di, come diceva Alessandra, di facilitazione, ma anche di stimolo, di mettere insieme esperienze diverse, le grandi imprese, le piccole, le start-up, le iniziative che possono aver luogo a livello accademico. Ce ne sono tantissime, lo sappiamo, ognuna di queste va per la sua strada. Riuscire a metterle insieme può creare però un volano che poi stimola anche una chiusura più rapida del gap tecnologico. Sul fronte dei pagamenti siamo avanti sia dal lato privato che dal lato pubblico. TIPS è una infrastruttura dell'eurosistema, ma è un'infrastruttura non concorrente col privato, ma complementare al privato, e che cerca di facilitare il più possibile i pagamenti istantanei nell'ottica dell'iniziativa dell'Unione Europea a riguardo. Quindi noi siamo molto, molto dentro proprio la frontiera che viene ricercata a livello di Unione Europea, ed è un'iniziativa che sta in crescita. Se lei ha avuto modo di guardare il contributo che ho dato la settimana scorsa, e mettevo in luce alcune degli sviluppi che renderanno questo sistema un sistema, diciamo, utile anche per le iniziative private sui pagamenti, perché consente poi quello che noi chiamiamo il clearing in moneta di banca centrale, direttamente in moneta di banca centrale. È una tecnologia molto, molto interessante anche per la sua distribuzione, è distribuita con server. Pensate alle innovazioni di cui si parla adesso, delle stable coins, Bitcoin e altro. Sono molto importanti, si basano su uno sviluppo tecnologico interessante, fondamentale, quello del blockchain, ma sono straordinariamente, come si dice, energy intensive. Hanno bisogno della validazione a livello globale attraverso tutti i nodi che interagiscono e in tempo sostanzialmente reale accettano un particolare risultato. Beh, nel nostro caso non c'è bisogno di questa validazione, perché noi lavoriamo con la moneta, con la fiducia che viene attribuita a una banca centrale. La banca centrale in questo caso è la Banca Centrale Europea, e di cui noi siamo governatori, cioè il consiglio che decide nella Banca Centrale Europea è composto dai governatori delle banche centrali nazionali, e tra tutte queste banche internazionali la Banca d'Italia, grazie all'esperienza che ha maturato nel tempo, ha offerto questo sistema. La cosa interessante è che è un sistema che però sarà adottato fra poco dalla Svezia, ci sono altri paesi che lo staranno per adottare, e questo consentirà uno scambio. Uno degli obiettivi della iniziativa europea sui pagamenti è proprio quella di facilitare i pagamenti cross border, come si dice, anche di facilitare le rimesse, e le rimesse costano moltissimo in questo momento e hanno delle incertezze straordinarie. C'è un problema di sicurezza, c'è un problema di costi. In questo modo noi contribuiamo a ridurre i costi, ma è un'infrastruttura al servizio
della collettività, quindi al servizio dell'industria che la può utilizzare al meglio, e ci sono sviluppi che vanno in quella direzione. Quindi è proprio, come diceva l'assessora prima, nell'incontro tra pubblico e privato che noi ci collochiamo per rendere sostanzialmente un'economia di scopo la più efficace possibile. Ecco, si sono prenotati Maria Rosa Marchesano e Davide Colombo per il Sole 24 Ore. Abbiamo ancora alcuni minuti per prendere altre domande. Vorrei invitare Maria Rosaria e Davide a formulare le due domande in sequenza, sì, così economizziamo sui tempi. Maria Rosaria. Sì, la mia è una domanda molto semplice, molto pragmatica. Volevo sapere, diciamo, dove sarà la sede a Milano, una domanda milanese, dove sarà la sede dell'attività, se in Cordusio, e se è vero che ci sarà una prima fase in Cordusio e poi un trasferimento magari in un'altra sede, e praticamente in che cosa consisterà questa attività. Ci sarà un gruppo di ricercatori, di persone che lavoreranno quindi in una sorta di incubatore, diciamo in un centro per il trasferimento di tecnologie, sarà ricerca, ecco, quale sarà esattamente il tipo di attività e dove si terrà? Sembra semplice, ma è una domanda complessa. Prego. Vado io, perché ovviamente questo impegna la banca con uno sforzo anche organizzativo importante. Ne abbiamo discusso al Consiglio Superiore, il Consiglio Superiore ha approvato l'iniziativa, quindi è proprio un'iniziativa di organizzazione, che vorrà dire che ci sarà un centro di persone che opererà a Milano e opererà nelle varie dimensioni che servono per interagire con l'accademia, con l'industria, con le istituzioni. E quindi ci saranno sicuramente esperti informatici, ci saranno esperti di pagamenti, ci saranno ricercatori, e l'obiettivo in questo momento è di creare questo spazio virtuale e fisico, e ovviamente inizia dentro la sede di Milano a Via Cardusio. Nulla vieta che questo poi diventi un momento di spinta per creare un ambiente ampio, sempre della Banca d'Italia e sempre nell'ambito della sede di Milano della Banca d'Italia, però può essere anche sul piano fisico distaccato, ma non è questo il momento di discutere. Quello che bisogna adesso proprio far partire le iniziative, e alcune iniziative si terranno proprio dentro la sede, e Alessandra Perazzelli, che è la persona del direttorio della Banca d'Italia, che seguirà questa iniziativa in tempo continuo, così come segue le altre responsabilità che in questo momento ha, sia in ambito fintech sia nella supervisione bancaria, andrà anche a garantire che questo sviluppo sia uno sviluppo concreto. Ma noi avremo i nostri colleghi lì, i colleghi che stanno già nella sede e i colleghi che li raggiungeranno. Quindi in questo momento stiamo facendo una presentazione virtuale, avremmo avuto piacere a farla in presenza, e appena sarà possibile qualcosa in presenza avrà luogo, e Alessandra sicuramente è la persona che la seguirà direttamente e con successo. Però è molto importante capire che questa sede, almeno per come la vedo io, è sì una sede virtuale, ma ha bisogno di un posto dove situarsi. E in questo momento l'unico posto che noi abbiamo immaginato e che chiaramente dobbiamo coltivare è la sede, che ha molte potenzialità. In prospettiva ovviamente sarà un posto anche di incontro, quindi sarà coinvolta anche il Comune su questo, e sentiremo anche cosa il Comune potrà offrire a questo riguardo. Cioè, e così come interagiremo con le iniziative che si andranno a definire nell'ambito del progetto Next Generation EU, che sicuramente dedicherà molte risorse alla questione della produttività, dell'innovazione tecnologica e in questo campo anche quella finanziaria. Davide Colombo, sei tu. Volevo chiedere al governatore questa cosa, cioè questa iniziativa
una startup che vede coinvolta una banca centrale, a livello di Eurosistema, se è un'iniziativa pionieristica, se ci sono altre realtà analoghe in corso che sono già state avviate, e che tipo di appunto esperienza porta questa iniziativa per l'Eurosistema. Grazie. Far rispondere su questo Alessandra, perché ha preso contatti con diverse banche centrali. Questa non è un'iniziativa di Innovation Hub della Banca Centrale, che pure ci sono, ce ne sono, la Brine sta raccogliendo, perché sostanzialmente sono quelle in cui le banche centrali si possono scambiare tra di loro innovazioni, proposte nella vigilanza, nel stesso nei pagamenti, ma immaginate anche le iniziative che stiamo prendendo adesso sul fronte dell'euro digitale o di altre cose. È un'iniziativa di interazione con l'industria e ci sono molte esperienze, noi non siamo innovatori su questo, ma ci sono molte esperienze, forse l'innovazione che possiamo dare sarà nel modo di mettere insieme questa iniziativa, di dialogare con l'Accademia, con l'industria, con le istituzioni quali la Consob, quale la l'IVAS, per renderla il più di successo possibile. Però vi sono altre esperienze, ma Alessandra le ha viste con molta attenzione, sta dialogando in effetti in questo momento con altri centri che stanno portando avanti queste questioni a livello internazionale. Sì, sì, brevemente, il tema del fare network è partito proprio inizialmente nell'osservazione di quello che altre banche centrali hanno fatto nell'Eurosistema e anche fuori dall'Eurosistema. La necessità di portare a fattor comune ricerca, industria e accademia ha già mosso in altri paesi diversi interessi che hanno poi voluto vedere la creazione di questi hub. Prendono nomi diversi e hanno forme diverse, hanno anche funzioni diverse all'interno dell'Eurosistema. Il tratto caratteristico è proprio quello di fare network, di portare insieme e di sviluppare in alcuni casi addirittura progetti che arrivano anche al prototipo, quindi anche ad una parte diciamo di creazione già strutturata, altri invece, come quella anche la nostra diciamo vocazione, di compiere un percorso che è antecedente a questo. Quindi è molto interessante anche capire il rapporto che c'è tra questi hub all'interno dell'Eurosistema e anche lo sviluppo di soluzioni tecnologiche nei vari paesi. Per esempio in Irlanda c'è una vocazione molto forte sulla gestione dei dati, in Paesi Bassi invece sulla parte più dei pagamenti e dell'instant payment. Quindi c'è una forte correlazione tra come si costruiscono questi hub e lo sviluppo industriale che poi ne segue all'interno dei vari paesi. C'è Daniele Monaco che ha alzato ora la mano. Sì, buongiorno, grazie. Allora io tornerei un attimo su qualcosa che è stato già accennato prima. Vorrei capire quindi se è possibile definirlo incubatore, che tipo di servizi sono già pronti, quindi se una startup fintech domani si rivolge al fintech hub, che cosa può chiedere ai consulenti della Banca d'Italia, se come si accede, quindi se ci sono dei criteri insomma di selezione, e se si prevede che poi possa diventare magari un passaggio obbligatorio questo di passare dal fintech hub, perché si è parlato molto di consulenza dal punto di vista autorizzativo, normativo, quindi questo per ora mi sembra il punto più chiaro di cui si è parlato. Grazie. Parto dall'ultimo punto. Allora, i processi autorizzativi che sono propri diciamo del nostro ruolo di supervisore continueranno ad essere quelli normali che già conosciamo e che funzionano normalmente nell'ambito della nostra interazione con l'industria.
Lab si propone di fare qualcosa di più e di diverso e estremamente poi diciamo vicino anche a questa parte che vede il rapporto stabilirsi tra lab e l'operatore nell'ambito dell'autorizzazione. I progetti vengono diciamo portati al lab attraverso quello che sarà il nucleo delle persone che abbiamo costituito e che lavorerà, ci sarà un responsabile del lab che avrà proprio questo ruolo di interlocuzione diretta con la parte industriale. I progetti quando vengono presentati verranno sicuramente esaminati da una task force interna alla banca che ne va a comprendere la finalità, che va a capire se rientrano nell'ambito, nello scopo di quella che è l'attività del lab e quindi di volta in volta ci sarà un'interlocuzione con chi lo propone ed una scelta di come anche svilupparlo. Non è un incubatore, l'incubatore presuppone appunto quello che dicevo prima, cioè lo sviluppo del progetto fino alla creazione di un prototipo e all'intervento di investitori. Noi non andremo lì. Quella sarà eventualmente una parte successiva, si vedrà in futuro come si sviluppa, si vedrà soprattutto in futuro quale sarà la risposta dell'industria a quello che noi facciamo, perché questo è naturalmente un progetto di scambio e quindi anche nel momento in cui noi facciamo delle proposte di ascolto, delle proposte di esame, bisogna vedere che cosa sarà la risposta del mercato. Per quanto riguarda appunto i luoghi e per quanto riguarda gli sviluppi, naturalmente questo sarà determinato anche da come avverrà questo tipo di scambio con l'industria. Sicuramente sarà importante vedere quanti progetti verranno sottoposti al lab. Noi partiamo già da una ventina, perché ecco, questo ci tengo molto a dire che questo è un continuum, cioè non, quello che oggi noi inauguriamo in realtà è una restituzione anche che la banca fa, che facciamo a noi stessi e che facciamo al sistema di una competenza, di un'esperienza e già di una validazione di una serie di progetti che sono già all'esame della Banca d'Italia e delle persone della Banca d'Italia che nei diversi dipartimenti lavorano con un'attenzione su quella che è la digitalizzazione dei servizi e delle piattaforme. Quindi non so se ho risposto a tutte le sue domande, non la vedo più, eccolo lì. Quindi nessuna obbligatorietà da questo punto di vista, si perseguono quelle che sono le vie normali di rapporto per quanto riguarda i processi autorizzativi, ma esame dei progetti con uno sguardo diverso che va al di là da quella che è la normale funzione autorizzativa, ma che va a guardare proprio quanto quei progetti possano essere importanti per il sistema, restituiti poi all'industria, restituiti all'Accademia. Alfonso Ruffo. Io volevo fare una domanda al professor Nicolais, perché il professor Nicolais è un pioniere nella filiera dei rapporti tra ricerca, industria e Accademia, e abbiamo visto da un po' tutti gli interventi che è un moltiplicatore, no, delle opportunità, della crescita. Ecco, se in base alla sua esperienza questo lavoro che ha fatto anche nell'ambito della Federico II, che impatto ha psicologico e materiale soprattutto sui giovani e sulle donne del mezzogiorno, perché se noi abbiamo un problema nel paese si concentra insomma su questi due pilastri, giovani e mezzogiorno. Se in base alla sua esperienza appunto c'è una possibilità che questo lavoro in maniera più strutturato sulla ricerca, l'industria, l'accademia, verso l'innovazione, soprattutto adesso all'interno di questo canale che ci porta verso il Next Generation EU, può avere un impatto positivo e a quali condizioni? In questo scenario di grandi cambiamenti che stiamo vivendo, sempre più la ricerca accademica deve diventare impresa. E quindi diventa strategica la valorizzazione del capitale umano. Quindi quello che si sta discutendo è proprio quello di portare la stessa ricerca sicuramente ad avere un ruolo di sviluppo di nuove conoscenze, ma anche quello di sviluppare delle competenze tali che possono aiutare il paese a crescere. E un Milano Hub, così come concepito
dalla Banca d'Italia e come ci ha raccontato la professoressa Perrazzelli, sicuramente rappresenta un elemento importante. E ovviamente io da Napoli sono convinto e di questo sono totalmente certo che questo hub è fisicamente a Milano, ma in effetti rappresenta un hub nazionale e quindi un qualcosa a cui anche ricercatori, anche giovani, come sapete a Napoli noi abbiamo diverse academies come quella della Cisco, come della Apple, le quali creano persone esperte proprio in questo settore di cui stiamo parlando e sono certo che questo potrà per noi e per tutto il resto del paese essere un punto di riferimento per lo sviluppo. Benissimo, grazie professor Nicolais. Penso che andiamo a concludere questo nostro incontro nella premessa che il nostro dialogo ormai è iniziato e continuerà a seguire lo sviluppo di questo progetto. Alessandra, ti passo il ruolo per le conclusioni. Grazie, grazie. Io sono veramente molto, diciamo, contenta di questo lancio oggi. Vorrei ringraziare moltissimo i quattro intervenienti. Con ciascuno di loro è stato fatto un percorso nella costituzione di questo hub. Ringrazio il professor Nicolais, che è stata una delle persone che per primi ha parlato in Italia di innovazione. Io ero una giovane studentessa e lo ringrazio per questo, perché è stata comunque una parola che ha aperto in me anche molte, molte curiosità. Ringrazio Giuseppe Sopranzetti perché con il suo ruolo a Milano ha sempre svolto una grande, diciamo, rappresentanza della Banca d'Italia, aprendosi molto nei confronti delle innovazioni. Ringrazio Roberta Cocco che a questo progetto ha creduto fin dal primo momento. E ringrazio Pietro Sella che col FinTech District è un interlocutore importantissimo, ma ringrazio soprattutto il governatore della Banca d'Italia perché è stato lui il motore dietro a questa importantissima innovazione per la nostra banca. Grazie Paola. Grazie a voi, io ringrazio tutta la sala stampa che è qui collegata, vi auguro buon lavoro, siamo a vostra disposizione. Arrivederci alla prossima.